Bomba di mercato proveniente direttamente dall'Inghilterra. Prendete le mie parole per quello che sono, cioè parole che vanno a commentare un'indiscrezione di un tabloid. Non venite nei commenti a dirmi, ma Matt, tu avevi detto questo. Non è vero, perché ciò che vi sto per dire per me è una cavolata proprio di quelle colossali. Però è giusto che, essendo un canale questo di informazione, di vlogging, di opinione, io vada ad affrontare pure le singole voci sparse. Dall'Inghilterra si parla di Carlo Ancelotti per il dopo Allegri. La società della Juventus si starebbe guardando intorno. Allegri ha detto che nei prossimi 5 anni si metterà di allenare prima diciamo dell'addio alla panchina. Allegri vorrebbe allenare la nazionale. Quindi cosa succede? Succede che si potrebbe verificare un ballo di panchine. Se Ventura dovesse fallire al mondiale, ma anche se non dovesse fallire, dovesse andare avanti in maniera continuativa, Allegri sarebbe pronto a rivelarne le gesta della nazionale, mentre alla Juventus potrebbe, secondo il tabloid inglese, non secondo me perché io proprio niente, arrivare Carlo Ancelotti. Che notizia è questa? È una notizia che proviene dalle colonne di un tabloid inglese, di cui ho dimenticato il nome oppure mi si è scordato, l'ho letto. È una notizia abbastanza difficile, è una notizia abbastanza anche in realtà contestabile anche in relazione a quello che sta facendo la Juventus, perché la Juventus sta costruendo, Ancelotti alla Juve c'è già stato, con pessimi risultati, ma è anche da dire una cosa, che la prima esperienza di Ancelotti alla Juve fu viziata da tre fattori. Innanzitutto la tifoseria ci aveva tutta contro per qualche motivo, non so perché odiavate tutti Ancelotti. La seconda cosa, la situazione derivante dallo spogliatoio, che comunque veniva da un ciclo vincente come quello di Lippi e che si trovava ad approcciarsi con un allenatore giovane che non aveva esperienza, e terza cosa, l'infortunio di Del Piero, perché Del Piero non era al meglio, purtroppo era fuori per infortunio, la Juve precipitò in classifica già con Lippi alla guida prima d'Ancelotti, quando Del Piero si fece male, perché Del Piero era proprio il centro di tutta la Juve. Quando rientrò fece quello che poteva, però non riuscì ad evitare diciamo una situazione difficile per la Juventus, insomma, e a farne le spese purtroppo fu Ancelotti. Poi sappiamo tutti, Del Piero si è ripreso, è diventato un fenomeno ancora meglio di prima, però le cose stanno così. Purtroppo all'epoca Ancelotti ebbe anche la difficoltà di non avere un campionissimo al 100% nella propria squadra. Quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate qui sotto. Ancelotti alla Juve sì o Ancelotti alla Juve no? Qui sotto nei commenti. Ovviamente fatemi sapere anche cosa ne pensate del vecchio Ancelotti. Cioè, per voi Ancelotti all'epoca fallì perché era inesperto o perché non poté avvalersi per causa di forza maggiore di un campionissimo, un fenomeno, uno straordinario calciatore qual era Del Piero, perché era reduce da un intervento chirurgico. Fatemi sapere nei commenti.